fa che prendi il suo. È per esempio come sarà il welfare nel 2030? Anche qui idee rapide nel vostro sempre il vostro scenario. La rivestirà una bulimia. Ok. Mi chiamo Luana Sanna, facevo parte del Comitato Wispo di Sassari e del Regionale Sardegna. A livello locale mi occupo più che altro dell'ufficio progetti e sono coinvolta anche nel coordinamento del punto luce su Sassari, che è un hub educativo che viene finanziato da Save the Children. E per Wispo Sardegna coordino un progetto finanziato invece dalla Fondazione Con il Sud, che si chiama A Vivere il Parco. Questi sono i miei ruoli, insomma, un po' più importanti. Sono stata chiamata qui a Bologna per rappresentare un po' la mia generazione all'interno del Comitato WISP. È un'esperienza molto molto importante, perché sono a contatto con altri giovani che fanno parte del mondo del non profit, e sicuramente una fucina di idee guidati da delle persone molto, molto importanti, che per noi sono sicuramente dei modelli e delle ispirazioni da, insomma, così da seguire. La mia aspettativa è che questo cantiere, insomma, possa anche avere un seguito a livello locale, ma anche nazionale. Mi auguro che, insomma, organizzino degli altri incontri e che ci tengano comunque in considerazione, e soprattutto quello che riusciremo a produrre, ecco, da questo pomeriggio intenso di lavori, di idee che appunto dovremo produrre. Tutti quanti dovete ascoltare, dovete capire come sono queste idee, se sono desiderabili per voi o non desiderabili, perché dopo andiamo a fare questa cosa di desiderabile e non desiderabile, sì? Quindi prima condivisione, così veloce, e poi vediamo che cosa vogliamo succedere, vogliamo vedere in futuro e che cosa no. Sono Serena Siciliano per la WISP Play e mi occupo di aiutare e collaborare con le manifestazioni sportive che organizziamo nel nostro comitato, come Bici in Città, e ho anche collaborazioni con attività e manifestazioni per i disabili, per poter rendere accessibile lo sport a tutti. E niente, siamo in questi due giorni di collaborazione col Forum del Terzo Settore, abbiamo visto come queste attività cercano di far capire alla società, al mondo delle associazioni, quali sono le necessità per creare un futuro, per creare aspettative migliori e con qualche base più forte, perché come sappiamo e come abbiamo notato, o meno io ho notato, parecchio pessimismo, parecchia negatività, soprattutto nelle prospettive del lavoro, dal canto mio, nel campo che sto seguendo, nel cantiere in cui sono inserita, del lavoro e reddito. Vedo che comunque la situazione è comune, cioè quella di vedersi confusi tra il volontariato e il lavoro, e vedere come la voglia di rinnovamento e cambiamento è tanta, e soprattutto c'è tanta tanta sete di miglioramento e innovazione, e quindi stanno cercando appunto di trovare più idee possibili, di raccogliere più idee possibili, soprattutto da parte di noi giovani, quali sono le prospettive quell'innovazione che vorremmo nel mondo del lavoro. Devo dire che c'è parecchio spazio dall'ascolto e alla parola, e vedo anche che è una specie di ricreazione, una ricreazione in cui si chiacchiera, si cerca di capire quali sono i problemi comuni, gli interessi. Siamo di età diverse comunque, quindi ognuno ha un modo di vedere la situazione, quindi c'è un confronto diretto.